Tra qualche minuto inizierà la rievocazione storica dei fatti del 1848, la prima rievocazione storica che facciamo qua a Sermi. Io non voglio dilungarmi e più che altro sono qua per fare i saluti a tutti voi da parte dell'amministrazione comunale e i ringraziamenti a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di queste giornate, di queste tre giornate risorgimentali che in parte concludono il nostro percorso del 1848. Dal fatidico giorno del 29 luglio del 1848, bensì qualche anno dopo, una mattina di giugno del 1899, quando sulla piazza antistante il municipio arrivò e ivi si fermò una carrozza e da essa ne discesero due uomini mai visti in luogo di sempre. Vestiva abiti civili, ma con un tale portamento marziale che ne denotava una precedente carriera militaresca. L'altro, più giovane, era invece evidentemente un sottufficiale del Regio Esercito. Senza dubbio alcuno, latori di importanti nuove. Si recarono lesti agli uffici dell'allora sindaco Menchini dottor Cavaliere Enrico, destando un tale stupore e curiosità nella gente di piazza che tutti quelli che colà si trovavano per i propri affari o semplicemente a passarvi, spontaneamente si adurarono presso le finestre degli uffici comunali in fermente attesa. Prego, il messo del re. Messo del re ha inviato un decreto a noi sermidesi e così si esprime: con regio decreto numero 194 del 23 maggio 1899 si conferisce alla città di Sermi della medaglia d'oro in benemerenza dei fatti patriottici compiuti dai sermidesi il 29 luglio 1848. Se in tutti i tempi e presso tutti i popoli il valore e le virtù militari sono state tenute in grande pregio, questo valore e queste virtù, quando hanno perfino il bene della patria, ha diritto al culto. Ed al culto ha diritto la memoria dei prodi sermidesi che nelle giornate del 27 e 29 luglio 1848, incuranti d'ogni pericolo, sacrificando agi, averi e vita, affrontarono un nemico baldanzoso per vittorie molte, molte volte più numeroso. E fra questi prodi, piacemi annoverare alcune coraggiose donne. Se la vittoria non arrise ai sermidesi, il loro valore ed il loro ardimento tramandati ai posteri serviranno d'esempio alle nuove generazioni, le quali, se hanno trovato una patria libera ed unita, hanno il sacro dovere di mantenerla. Grazie.
aveva acceso nello sguardo una luce di fierezza combattiva, come spesso hanno le donne nei momenti fatidici che segna la storia. Vivevano i giorni del luglio 1848, quando ancora giovincelle, al pari degli uomini, parteciparono alla strenua difesa del paese. Staffette da un capo all'altro per portare cibo e acqua, informazioni e ordini, polvere pirica e munizioni, medicando feriti e raccogliendo sospiri, qualcuna di loro persino imbracciando l'armi. Incendiari e rivoluzionari, e non lo consegni immediatamente alla più vicina autorità o persona di ufficio, fosse pure un semplice gendarme, indicandone la provenienza anche per solo possesso di siffatto scritto o dell'omessa debita denuncia dell'esistenza di somiglianti scritti, sarà punito. Thank you.
a Revere, a Servide e a Poggio vengono dall'impariar legio giudizio statario sedente giorno per giorno nei suddetti luoghi condannati i seguenti malfattori: Bassi Luigi, Rosigalli Teodosio, Ballerini Giuseppe, Bortolotti Giuseppe, Tosini Angelo, Negrini Girolamo e Buganza Pietro. Vengono condannati alla pena di morte. Alla pena di morte rispettivamente eseguita nelle summenzionate località. Servidesi, che senza perdere ordini e comando incominciarono a gridare all'allarme e a tirar colpi. Gli spavaldi, voltati a furia le schiene, incominciarono a menar di sproni e calcagna, e tutti chini sulle groppe dei loro cavalli si diedero a disperata fuga, senza volgersi indietro un istante. Il capo pattuglia, per grave ferita riportato nel fianco, ricondotto morente ai quartieri, poche ore dopo spirò. Oramai il dado era tratto e i sermidesi compresero esser mestieri apparecchiarsi a qualche grossa fazione, a che non... Nel successivo giorno, 27 luglio, una grossa mano di austriaci, 500 uomini circa, con due cannoni, per la via di Quatrelle e Fellonica, muoveva spavalda e piena di feroci propositi alla volta del minacciato borgo.
attaccò di sotto la bandiera con l'aquila visibile e vi venne accolta con un fuoco così ben nutrito e diretto che alla bella prima ristette, poi barellò, quindi fece una bella voltata di fronte e se ne andò, un po' più in fretta che non era prima venuta. 1200 soldati del corpo di Welden con cavalleria e due cannoni, mentre altri 4 li avevano contemporaneamente piazzati in batteria sull'argine di massa. Contro la cavalleria nemica furono sparati al capitello della Colombarola, da Agostino Mirandola del Bosco, Francesco Vignozzi ed Innocente Raffani, con fucili carichi in parte di ghiaia, perché quei valorosi non avevano ormai più munizioni. Del Sermide, appiccarono il fuoco alle case dopo averle spogliate del più e del meglio, in ciò coadiuvate anche da certi malfattori e diruttori. Consumate per tal modo dalle fiamme. Del furore poi della solta testa rimasero vittime quei disgraziati che vollero fidarsi a rimanere in paese. Carlo Vincenzi,
fucilato presso il pagliaio delle Mastine. Antonio Bertolasi, contadino, morto combattendo. Greco Amos, giovane israelita, assassinato in casa sua, presso il letto del padre ammalato. Antonio Vincenzi, ferito da un'officinata in un occhio. Antonio Andreasi, cui fu ammazzata un'orecchia. Il fanciullo Freddi, cui troncarono un dito della mano destra. E il cazzolaio Bortolo Casoni, bastonato così brutalmente che se ne risentì per tutta la vita. Alla moglie si incontrarono le prime turme di fuggiaschi, vecchi, donne e fanciulli gridanti, piangenti, urlanti. Era una scena compassionevole, straziante, di una immensa pietà. Il sacrificio della patria è consumato, tutto è perduto e la vita, seppur ne verrà concessa, non ci resterà che per piangere le nostre sciagure. Era dunque finita. Della santa causa italiana schiantati sotto i colpi della tirannide straniera. Per i doveri che mi legano alla terra dove Dio mi ha posto, ai fratelli datimi da Dio, per l'amore innato in ogni uomo, ai luoghi dove vivranno i miei figli e dove nacque mia madre. Per i figli morti sul palco, nelle prigioni, in esilio. Io giuro per la giovane Italia, convinto che la virtù sta nell'azione e nel sacrificio di sangue. Invocando sulla mia testa l'ira di Dio, l'abominio degli uomini e l'infamia dello spergiuro, se io tradissi in tutto, in parte, il mio giuramento. Medaglia d'oro in seguito all'eroica resistenza opposta all'egemonia straniera, elevando così il borgo a rango di città. Illustri vostri rappresentanti, e che appendo sulla bandiera che le donne sermidesi, con patriottico gentile pensiero, vollero donare alla città.